Allora ragazzi, peggiori maestri del karate italiano, siete pronti allora? Partiamo al terzo posto. Il terzo peggiore maestro del karate secondo me in Italia è... Anche all'interno del bavero qui della giacca, tutto il tricolore, fino in fondo. E il primo non ne parliamo, ragazzi, questo è veramente, fa veramente schifo, eh? Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio affrontare un tema veramente, veramente scottante. Se mi seguite sul mio canale avrete sicuramente visto dei video interessanti che ho fatto sui grandi maestri del karate internazionale. 10 master, poi abbiamo fatto anche la seconda edizione della New Generation dei più grandi maestri di karate secondo noi al mondo, e poi tanti altri video sui grandi sensei che tutti, quasi tutti conosciamo sia in Italia che all'estero: Shirai, Sensei Miura. Abbiamo fatto tanti video per esempio su Yamaguchi, Takubota, il grande Takubota, Enoeda, Kanazawa. Insomma, ho cercato di illustrarvi a mio modo le grandi caratteristiche di questi grandissimi personaggi. Bertel, ora mi viene in mente, e tanti altri che ora non mi vengono in mente. Oggi vi voglio parlare di una cosa interessante. Mi scrive un amico, un mio follower che mi segue, mi scrive: ok Massimo, bei video, complimenti eccetera eccetera, ma perché non fai un video, questa è grossa, sui peggiori maestri del karate italiano? Aia, ho colto la sfida, vai! Ragazzi, come si fa a fare un video sui peggiori maestri di karate in Italia? Ma io lo voglio fare. Mi dice: allora vogliamo sapere nomi e cognomi? Sì, ve li dico all'ultimo. Però dovete seguire tutto il ragionamento, se no non vale, non skippate troppo, eh? Allora, siamo tutti in buona fede. Allora ragazzi, tutti insegniamo in palestra, chi più chi meno, chi insegna, chi va a far karate, insomma siamo tutti in buona fede, nel senso, se viene un ragazzo nuovo, un bambino, un ragazzotto, un adulto, chiunque sia, che si vuole avvicinare a questa splendida arte marziale, sfido chiunque che non voglia dare il meglio di se stesso per appassionarlo a questa disciplina, per fargli capire la bellezza del percorso del karate, che chiaramente dura tutta la vita, e dà il meglio di se stesso, gli spiega, gli fa, briga, e quindi siamo tutti in buona fede. Questa è la premessa, quindi non si può dire che ci sono maestri, i peggiori maestri del karate italiano, insomma è un po' brutta. Allora oggi dice: ma che video vuoi fare? Voglio fare un video supersonico oggi ragazzi, perché oltre ai nominativi che poi ve li faccio all'ultimo, voglio descrivervi bad behavior, cioè le peggiori abitudini che può avere un sensei o quel che sia all'interno di un dojo. Allora ragazzi, andiamo in parade, partiamo dall'alto. Allora innanzitutto, secondo me ora qualcuno oggi mi attacca, mi disintegra quei commenti, non ve l'abbiate a male, ma secondo il mio modesto parere, poi chiaramente non fa regola, non fa legge assolutamente, ragazzi, l'atteggiamento è importante. Non vi bevete la birretta fuori dalla palestra, come ho visto io purtroppo, ve le dico queste cose perché io l'ho viste veramente e veramente mi ha un po' toccato nel fegato sta cosa qua. E il maestro di turno che è un po' buttato là fuori dal baretto del centro sportivo, che si beve la birretta, si fuma la sigaretta, e insomma secondo me, scusate per chi fuma e per chi beve le birrette, ma secondo me non è il massimo. Magari potreste farlo dopo quando non vede nessuno, ma non prima degli allenamenti o quando avete appena finito gli allenamenti, che sono sembrate dei tossici, avete per forza bisogno del bicchieretto e della sigaretta. Insomma secondo me sta proprio male, anche perché poi i genitori dei bimbi vi vedono, e insomma non è il massimo dello sportivo. E poi non parliamo di altre cose, però lì possiamo andare un po' sul personale. Tanti potrebbero dire: ma te che te frega, insomma lasciamo stare tatuaggi, anelli, orecchini, cose strane, addirittura capelli lunghi con la passata. Non parliamo poi delle fascette alla Karate Kid, ragazzi. O dice: ah, sei geloso perché sei pelato. Sì, sono pelato, però ragazzi la fascetta è proprio triste. Io mi ricordo anni fa a uno stage, non vi dico di che federazione, molto molto famosa in Italia, il personaggio di turno, che a parte il fatto che mi sembrava molto molto annoiato, insegnava a noi, a quel tempo eravamo ragazzotti, con sta fascetta qua in testa, proprio la tennista, e faceva molto molto, a mio avviso, tristezza. Vabbè, e lì andiamo avanti. No, andiamo sul
vestiario. Ragazzi, andiamo sul vestiario. Un consiglio, poi chiaramente fate come volete nel vostro dojo, siete padroni del vostro dojo, il vostro mondo. Ragazzi, non vi scrivete il nome cubitale dietro alla giacca del kimono, sembrate quei bambini all'asilo, alla colonia estiva che si sono persi, che dico: bimbo, bimbo, ti sei perso, come ti chiami? Quello non se lo ricorda e fa: ah, ti chiami, ah, ora aspetta, ti chiamiamo la mamma. Cioè, sembrate veramente dei bambini che si perdono, che hanno il nome dietro, sensei Tizio, sensei Caio, ma tanto in palestra lo sanno come vi chiamate. In giro si sa, se siete bravi si sa, se non siete bravi si sa, quindi lasciate stare i nomi così cubitali, insomma, secondo me non sono al massimo della professionalità. Poi non parliamo, ragazzi, sono tutte cose che vedo, che ho visto di persona. Non parliamo poi, sì, tutti siamo in Italia, amiamo la nostra nazione, siamo tutti patriottici, viva l'Italia, ma ce lo ricordiamo lo stesso in Italia, anche se non abbiamo all'interno della manica il tricolore, addirittura ora anche all'interno del bavero qui della giacca tutto il tricolore, fino in fondo, fino ad arrivare addirittura al tricolore al centro della cintura, mi sembra una cintura nera o bianco-rossa come usa in Italia dal settimo dan, mi sembra, e poi al centro questa striscia tricolore per tutta la cintura, una finezza che proprio secondo me andrebbe evitata. Non parliamo del cinturo, ho fatto un video sulla mistrao da cintura nera, guardatelo perché vi fate un sacco di risate sti personaggi che consumano le cinture negli angoli. Mi dispiace se siete uno di loro, la dovete ingoiare questa qui, perché lo so che lo fate, qualcuno lo fa, furbacchione. Vabbè, guardatevi il video, ora non è che sto a ricordarvi il video dell'altra volta, però della cintura, ragazzi, siamo arrivati, vabbè, la classica nera, bianco rosso come si vuol dire in Italia, che la bianco piata al judo, e poi, ragazzi, questo è spettacolare. Io ho visto anche le cinture d'oro, questa non so se l'avete mai vista, io ho visto anche le cinture d'oro, non vi dico dove, ero in vacanza in famiglia un'estate, arrivo in questo posto, insomma in piazza c'era questa bellissima manifestazione di karate, io mi siedo, a parte un gion a suon di The Wall, The Pink Floyd, che mi ha fatto un po' veramente male al cuore, tra l'altro ho fatto male anche il katà, e c'era questo maestro di turno che veramente si cambiava d'abito, cioè a seconda di cosa c'era, non so, il katà, poi sì, c'erano applicazioni, questi in un ciago che volavano, meno male che non è volato in faccia a qualche spettatore, poveraccio, e questo maestro che sembrava Elvis Presley sul palco si cambiava velocemente giacca e pantaloni, quindi possiamo andare anche al discorso dei colori, quindi non so, completo rosso se siamo sotto Natale, nero se è sera che vogliamo fare un po' più cattivi tipo ninja, e insomma sto personaggio si cambiava sempre i colori del karateghi, e addirittura a fine serata si è messo sta cintura color oro, non vi dico che spettacolo, tutta la gente a applaudire, genitori contenti, palestre piene e felici così, e va benissimo, per l'amor di Dio, anzi, se secondo voi potrebbe essere un successo per la vostra palestra, fatelo anche voi se avete il fegato di farlo. Andiamo un pochino più giù, pantaloni, ragazzi, pantaloni del karateka, ah, questa non la, sicuramente vi è sfuggita, sul sito ci sono dei personaggi che addirittura hanno i pantaloni col passante per la cintura, tipo jeans, tipo pantaloni che usiamo per andare in giro, col passante in modo che la cintura non si muova più di tanto, quindi rimane sempre all'interno del pantalone del passante la cintura perfetta, e così non si muove la cintura, a volte si dovesse muovere. Addirittura ho visto anche personaggi, quelli li ho visti veramente di persona purtroppo in certi tipi allenamenti che ho fatto nel passato, che non potendosi separare dal sacro orologio, vabbè, lasciamo stare gli anelli durante la pratica, vabbè, cose strane, l'orologio, non sapendo, l'hanno attaccato proprio a mo' di cintura, attaccato alla cintura tipo passante, e si allenavano facendo questo karate con questo orologio attaccato alla cintura, quindi uno spettacolo. Ora vanno anche, sapete, io penso che lo sappiate, se no ve lo dico io, i pantaloni a vita bassa anche all'interno del karate. Sì, perché in caso di movimento sgraziato o di che ci si alza magari durante un salto di un su, il pantalone a vita bassa vi fa vedere la scritta
delle mutande, i vostri mutande, insomma, Armani, cose strane. Purtroppo, ragazzi, se non ci credete, ci sono anche queste cose qua. E poi, senza parlare, ragazzi, delle scarpette, dobbiamo levarci le scarpette perché sta proprio male. Se avete freddo nel vostro dojo, male la vostra palestra che vi ha dato la scuola, che in terra capisco ci può essere freddo, porco, eccetera, eccetera, dovete soffrire. Non mettetevi, questo è un consiglio che vi do, non mettetevi le scarpe che fanno veramente, veramente tristezza, come per esempio, se avete freddo, la felpa sotto la giacca del kimono a collo alto, perché avete freddo non si può vedere, ma neanche la maglietta, la classica fruita, è proprio triste. Se avete freddo, sapete cosa dovete fare? Vi fate un po' di riscaldamento con i ragazzi che avete in palestra e sicuramente tutti questi problemi in 10 minuti svaniranno. Freddo ai piedi, mani fredde, se vi allenate e vi scaldate sicuramente non avete bisogno di queste cose tristi che qualcuno si porta sotto la giacca, sotto i pantaloni o addirittura le scarpe col calzerotto, veramente antimarziale a più non posso. Però c'è un altro punto, ragazzi, che qui dobbiamo metterci un po' l'anima in pace, mi ci metto in mezzo anch'io. Noi dai 45-50 in su, ragazzi, bisogna fare veramente un atto di forza. Dobbiamo calare la panza. C'è da calare la panza perché non si può vedere i maestri che praticano karate con queste panze così, e magari fa la ragazza, iniziate a correre, e quelli stanno lì così e non fanno niente. Sta panza cresce, è proprio un brutto vedere anche per quelli che vengono, questi ragazzotti, le famiglie, non si dà l'area di sportivi. E quindi secondo me bisogna un attimino ridimensionare il discorso. Quindi se avete un po' di panza, siete un po' tristi, vestiti così che sembrate un po' Babbo Natale, cioè non so, se Natale vi vestite di rosso, se è Pasqua, che ne so, vi inventate un kimono azzurro, è veramente, veramente triste. Anzi, ci sono anche i kimoni azzurri. Io ho visto qualcuno col pantalone celeste che fa pandan con la cintura nera. Quindi uno spettacolo, uno spettacolo. Dai, arriviamo alle conclusioni, vai. Allora, ragazzi, un'altra cosa veramente triste: difesa da coltelli, gente che c'ha il coltello puntato, là si gira con la panza che si sposta, c'è di tutti i colori, oppure questi qui che fanno finta di far karate, sembra che fanno un po' break dance, soggetti che non so, addirittura che vengono aggrediti e neanche l'allievo si riesce ad avvicinare perché l'allievo vuole in alto, oppure con diversi allievi tutti addosso e sembra che lo stanno uccidendo, lui so, fa un urlo e tutti saltano in aria, cioè, su web. C'è di tutto e c'è di più. Diciamo un po', se devo dire la verità, un po' su altri filoni di arti marziali. Sul karate forse ce la caviamo ancora, c'è ancora un briciolino di umiltà. Però, ragazzi, secondo me, poi fate come volete, secondo me fare un passo indietro, cioè la serenità, la tranquillità, l'essere umili, secondo me porta sempre a risultati lunghi, maggiori, e si fa veramente, evitiamo delle figuracce, proprio, che questo è un consiglio che vi do così, evitiamo delle figuracce quando si entra in palestra di questi soggetti un po' strani. È triste, e poi si va a vedere che poi in palestra non c'è più nessuno. Perché chissà perché il karate non piace più a nessuno. No, siete voi che insegnate il karate che siete voi che non piacete a nessuno, perché se uno è sportivo, atletico, performante, sa il fatto suo, non io, però quelli che lo sono, alla fine i risultati ci sono. Ok, arriviamo alle conclusioni. Ora facciamo l'hit parade veramente dei maestri peggiori che ci sono in Italia. Vai! Amici del tempo, siamo arrivati alla fine di questo video. Dai, ho voluto fare uno scherzo oggi, non vi arrabbiate, c'è un po' di panza, il kimono con la striscia e la maglietta, la collana, il braccialetto, l'anellino, l'orecchino con il tatuaggio che vi cresce di qui. Non vi arrabbiate, non ce l'abbiate con me, fate come volete, la vita è vostra e fate benissimo a fare così. Era solo per farci una risata tra amici, perché mi ha scritto sto ragazzo e ha detto: ma perché non fai un video un po' così? Dai, ho detto: vabbè, dai. Poi seguo dei soggetti su internet che fanno un po' dei video strani alla romanesca, così mi garbano tanti anche a me, e quindi anche oggi ho dovuto fare un po' di satira. Dai, so sempre serio, io oggi vi porto il 1400, il 1300, il 1400. Oggi abbiamo fatto un video un po' da ridere. Chiaro che non ci sono i peggiori maestri, come ho detto all'inizio, siete tutti bravi, tutti ci diamo da fare per cercare di migliorare quest'arte marziale. Però secondo me un pochino, un passino indietro per tutti non fa male. Se si torna a essere un po' più seri, sicuramente il karate andrà molto avanti. Allora, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento o lasciate dei commenti. Mi piace, io rispondo a tutti. Un saluto al Tempio Massimo, al prossimo video. Ciao!